Eccoci qui e benvenuti a una nuova lezione. Oggi rispondo a una domanda che mi ha fatto Caterina. Questa domanda ho voluto rispondere su tutti i miei canali social perché è una domanda che mi è sempre stata fatta, ok? È una domanda, anzi, che penso possa risolvere un problema a molte persone, soprattutto gli appassionati, casalinghe e chi entra, diciamo, nel mondo dei lievitati o comunque della pasticceria a 360 gradi, cerca di capire che tipo di farina devo usare. Mi rendo conto che c'è confusione. Una persona va al supermercato, vede tantissimi pacchetti di farina, ma non capisce bene quale devo usare. Perché devo usare una 0, una 00, un 13% di proteina, un 12%, e c'è confusione. Ok? Quindi io cercherò in questa piccola lezione gratuita di chiarire un attimino quello che sono gli aspetti da tenere in considerazione per poter fare un prodotto piuttosto che un altro. Infatti Caterina mi scrive: buongiorno chef, mi chiamo Caterina, sono un'appassionata di pasticceria e mi piace sempre curiosare per trovare nuove ricette. Mi sono iscritta al suo corso con le lezioni gratuite perché volevo vedere se riuscivo a imparare a fare i cornetti in casa e devo dire che mi è piaciuto molto come spiega. Grazie Caterina. Soprattutto mi ha incuriosito quando parlava della forza della farina e delle quantità di proteine. Io solitamente quando scelgo di fare i miei dolci, a parte la pizza che uso, quella per fare il pane, non ho mai ben capito queste farine a cosa servono. Come si differenziano? In buona sostanza, cosa devo guardare per capire se va bene per fare un biscotto, per fare una brioche o un pan di Spagna? Sarebbe così gentile da rispondermi, mi sarebbe di aiuto, grazie. Allora Caterina, rispondo a Caterina ma rispondo a tutti, ok? Perché questa è una domanda che veramente mi è sempre stata fatta, soprattutto da appassionate, mamme, casalinghe, ma anche amatori, ok? Cercherò di prenderla un po' anche in maniera semplice, però guardando anche in maniera approfondita, spiegandolo in termini semplici. Allora, ho fatto uno schemino, ok, adesso vi sembrerà un po' confuso, ma è facile da capire. Prima di tutto sono andato a comprare al supermercato due tipi di farine, ok, non importa la marca, e per spiegarvi sia per uso domestico che per uso professionale quale utilizzare. Allora, le farine si dividono in sei classi. Ok? Debolissime, ok? Molto deboli, cioè povere di glutine, deboli, di media forza, forti, rinforzate, speciali o molto forti. Le farine, ogni tipo di farina, pur essendo tutte bianche, ok, ecco, questa è una cosa importante perché le persone magari pensano che la 0, la 00, sì, in verità c'è di fondo, cambiano, ok, soprattutto la marcinazione perché c'è la 00, la 0, la tipo 1, la tipo 2, l'integrale, e magari facciamo un altro video, ok, altrimenti facciamo confusione. Però tutte queste farine sono bianche, sono raffinate, ok? Non è che qua c'è, non cambia il colore, sono bianche, ok? A noi interessa capire il W, cioè la forza di una farina. Noi per gli addetti ai lavori, il laboratorio, abbiamo le schede tecniche delle farine dove viene rimportato il W. Il W è la forza, che cos'è? Cioè la capacità di assorbire acqua di una farina, più o meno, dipende appunto dalla forza, ok? E dalla capacità di quanto sviluppa glutine all'interno. Ho già fatto altri video dove spiego che il glutine non c'è all'interno della farina, cioè all'interno della farina non c'è glutine, ok? Quindi non c'è, ma ci sono la glutenina e la gliadina, ok? Che a contatto con l'acqua e per azione meccanica, quindi miscelando, sviluppa il glutine, ok? Quindi c'è la glutenina e la gliadina che a contatto con l'acqua per azione meccanica sviluppano il glutine, però non c'è glutine all'interno, ok?
o meglio, nelle farine rinforzate a volte viene messo proprio, però questo è il concetto di base. Il W quindi è la sua forza. Che cos'è la forza? La forza è la capacità appunto di potersi idratare in un certo modo e di sviluppare il glutine in un certo modo, cioè più o meno resistente. Quindi le farine debolissime hanno un W, quindi una forza, 90-130. Generalmente voi sulle confezioni per uso domestico non lo trovate questo indice, ok? W, non c'è. Ma voi trovate un parametro, che di solito sono le proteine, ok? Quindi per gli addetti ai lavori, se vogliono acquistare una farina debolissima e controllare che sia debole, generalmente la scheda tecnica riporta il W. E di solito si utilizza per fare biscotteria molto friabile, ok? Perché veramente è un valore, è una forza molto molto debole, va bene per un biscotto. Perché il biscotto si deve rompere in bocca, altrimenti più glutine c'è, più il biscotto diventa duro, coriaceo, ok? Quindi è importante che il biscotto, siccome si deve sciogliere in bocca, la farina sia debole. Andiamo a prendere questo tipo di farina per farvi capire. Voi girando la confezione sotto trovate grassi, carboidrati, zuccheri, fibre, sale, proteine, ok? Voi andate a vedere proteine, ad esempio qui c'è scritto 10, ok? Adesso arriviamo, però per vi, anche qui in questa confezione per uso domestico trovate proteine, 14, ok? Andiamo a vedere un pochettino quindi. Quindi se voi volete fare un biscotto dovete prendere una proteina tra il 9 e il 10 e mezzo, ok? Tra il 9 e il 10, 10 e mezzo, cioè un basso valore proteico, una farina che sviluppa poco glutine, una farina che risulta friabile, che non formandosi il glutine, ok, non crea resistenza, ok? Quindi rimane molto friabile, sì, un biscotto che si scioglie in bocca, poi ovviamente dipende dal bilanciamento, dagli zuccheri e dai grassi, però servirebbe un'altra lezione. Quindi 9-10 di proteine, guardare la confezione per fare dei biscotti. Per uso professionale guardare 90-130, però generalmente per uso professionale sono riportati tutti e due. Ok? Le debolissime. Poi invece ci sono le farine deboli, che generalmente sono quelle che si utilizzano un po' per tutti gli impasti, possiamo dire, montati, friabili. Quindi W130-180, guardare il retro della confezione, ad esempio per fare dei bignè, il bignè, la pâte à choux, masse montate, cosa vuol dire? Pan di Spagna, cake, plum cake, biscotti, anche questa va bene per i biscotti, ovviamente sviluppa leggermente più glutine, ok? Valore proteico tra il 10 e l'11, quindi se noi guardiamo questa qui come tipologia di farina, dietro c'è 10 di proteine, ok? Quindi noi sappiamo che con 10 abbiamo una farina che è 90-130, ok? Potrebbe essere, ad esempio, tra queste due, perché comunque tra qui e qui ci sono anche le vie intermedie, ok? Cioè, l'importante è che se noi vediamo 10 di proteine vuol dire che è debole, ok? Potrebbe essere un 130W, 140W, ok? 10 di proteine, quindi quella farina, ad esempio, va bene per bignè, masse montate, cake, pan di Spagna, biscotti, torta margherita, torta paradiso, tutte queste masse per fare torta di mele, ok? Queste masse semplici. Infatti, se voi vedete ricetta consigliata, torta di mele. Torta di mele perché, infatti, serve per fare questo tipo di preparazione. Oppure per pasta frolla, ok? Va molto bene per la pasta frolla, quindi la frolla. Poi, farine di media forza, 170-200W. Proteine tra il 10,5 e l'11,5. Quindi, già questa qui che è di media forza, questa non va più bene.
se noi vogliamo fare del pane comune, un pane veloce in casa, un pane che sviluppa in fretta con lievito di birra, questa è troppo debole. Cosa succede se noi usiamo questa? Che non riusciamo a formare una buona maglia glutinica, non prende forza e il pane, uno, non si forma una bella pagnotta bella stabile, o dovremmo idratarlo molto molto meno, ok? E non è adatta, ok? Quindi servirà sul retro della confezione, guardate che sia tra il 10,5 e l'11,5 per fare un pane veloce, ok? Un pane molto veloce però, non a lunghe lievitazioni, ok? Perché se voi usate una lunga lievitazione, questa farina dopo non è adatta, ok? Quindi un pane molto veloce, paninetti, tipo hamburger, panino al latte, ok? Oppure questa qui potete usarla anche, ad esempio, fino a un 180 io lo uso per fare dei cake, plum cake, ok? Tanto c'è il baking power che fa sviluppare, poi lei si tiene su e va bene, ok? Diciamo 200 no, fino a un 180 per i cake, oppure per i cake anche tipo quelle belle strutturate da matrimonio, stile americano, una farina un po' più strutturata è utile. Ecco, questa farina va bene ad esempio per l'utilizzo di baking power, ok? Perché il baking power contenuto all'interno, il classico lievito per dolci, quello in bustina, fa sviluppare l'impasto, ok? E poi, avendo un po' più di glutine, rimane abbastanza sostenuto. Ad ogni modo, questa va bene per dei paninetti veloci, comunque. Va bene, poi ci sono le farine forti, che vanno da un 220 a un 240 V. Proteine da un 12 a un 12,5. Per cosa va bene una farina forte? Ok? Pasta sfoglia. Quindi, la farina forte deve essere 12,5 per pasta sfoglia. Perché? La pasta sfoglia va lavorata tanto, ok? Cioè, va lavorata tanto. Più che altro magari va impastata anche poco, però poi ha tante pieghe, tanti riposi, quindi deve avere una certa struttura. Lievitati, però lievitati magri, ok? Se voi volete farvi una focaccina a casa, una pizza a casa, dei lievitati, però non con chissà quante ore di lievitazione, anche un pane, ok? Un po' più, magari con una lievitazione un po' più lenta, diciamo che questa farina è indicata, ok? Per fare un pane con una lievitazione un po' più lenta, una pasta sfoglia, dei lievitati non con troppi grassi però, quindi lievitati magri, sì, una focaccina senza esagerare col burro, una pizza, potrebbe andare bene questo tipo di farina. Però dipende, perché dipende dalla lievitazione, dipende da quante ore vogliamo farla lievitare, eccetera. Cioè, ogni argomento è molto complesso, bisognerebbe andare in profondità. Farine rinforzate, ok, le farine rinforzate sono ad esempio, ok, io consiglio per uso domestico per fare piccoli lievitati, un croissant, un cornetto, un pane al cioccolà, le manitobe generalmente sono rinforzate. In verità, ad esempio, se noi vediamo la percentuale di proteine che è indicata qui è 13, questa, la manitoba, è una rinforzata generalmente. E c'è 14 di proteine, quindi adesso c'è la tendenza a fare una manitoba, ok, a più alto valore proteico, ok? Però generalmente un 13 è una rinforzata. Piccoli lievitati, ok? Però piccoli lievitati con metodo diretto, cioè cosa vuol dire? Se voi utilizzate questa farina non è che sia proprio fortissima, quindi fate l'impasto, lo fate lievitare, incassate il burro, sfogliate, pronto in giornata, questa è una farina che si adatta bene. O anche con metodo diretto posticipato, cioè si fa il nostro impastino e il giorno dopo, dopo aver maturato una notte che prende gusto, lo sfogliamo, potrebbe anche andare bene. Personalmente preferisco stare a un 350 V, però diciamo è indicata. Utilizzo, ad esempio, questa farina va bene per fare un poulish, ok? Una biga,
con metodo diretto, come ho detto, impasti anche veloci, magari un po' più ricchi di grasso, però piccoli lievitati. E poi ci sono le farine speciali, ok? Che di solito variano tra un 13,5 e un 15 di proteine, ok? Quindi sono forti, ecco. Ad esempio la Manitoba, questa è un 14, quindi questa in questa tabella a livello accademico è qui, ok? In verità vi dico che per fare lievitati di piccole dimensioni, anche un cornetto, vi consiglio di più stare da un 13,5 a un 14, semplicemente perché gestite meglio l'impasto, ok? Ovviamente al palato magari strappa un po' più, cioè è un po' più coriaceo, un pochettino, però controlliamo meglio la lievitazione, essendo più forte anche poi magari sviluppa meno fuori dal forno, ok? Quando lievita, però in forno sviluppa dopo, quindi diciamo che secondo me è l'ideale. Però diciamo le farine tecniche, quindi per fare panettone, colombe, pandoro, bussolà, grandi lievitati eccetera, voi vi aggirate tra 13,5, meglio di no per fare panettoni, colombe, vi consiglio tra un 14 e un 15, ok? Diciamo che di solito un 13,5, da un 13 a un 13,5 la consiglio per fare viennoiserie, cioè croissant, panna chocolat, danesi, girelle, piccoli lievitati che da colazione, ok? Quelli che si trovano anche in pasticceria la mattina. Mentre invece per fare grandi lievitati serve una farina forte, ok? Perché deve contenere burro, zucchero, grasso, tuorlo, eccetera, e quindi una farina che assorbe e che tiene, ok? Quindi generalmente, ecco, poi in verità mi fermo qui perché dovremmo parlare di della P, che indica, lo trovate nelle tabelle poi delle schede tecniche, non lo trovate nelle confezioni generalmente per uso domestico, la resistenza al rigonfiamento e l'estensibilità, cioè tendenzialmente una farina forte è un po' più, per fare ad esempio lievitati o grandi lievitati, ad esempio a me piacciono farine estensibili, cioè che abbiano una buona estensibilità, anche perché poi aiutano anche nello sviluppo, nella lavorazione. E poi bisognerebbe guardare anche il P, che è la resistenza del rigonfiamento, cioè quanto fa resistenza la farina, però di solito PL bassi per biscotti, PL alti per lievitati, però devono essere in equilibrio, perché se è in eccesso non va bene lo stesso. Per ogni modo, questo qui magari faccio un'altra lezione. Questa era per farti capire un attimino, riassumendo, ok? Debolissime biscotti, da 9 al 10,5 di proteine, guardare il retro della confezione. Deboli, dal 10 all'11, ok? Generalmente si usa un po' per far tutto nei prodotti deboli di pasticceria, cioè nei prodotti veloci, tipo bignè, masse montate, cake, pasta frolla, pan di Spagna, biscotti. Farine di media forza, che okay, generalmente dal 10 all'11,5, 10,5, 11,5, un pane comune, ok? Anche dei cake va bene. Farine forti, ecco qui ad esempio pasta sfoglia, lievitati veloci e magri, ok? Una focaccina, una pizzetta, ok? 220-240 V. 12-12,5 di proteine, una rinforzata generalmente sulle Manitoba, un 13% di proteine, piccoli lievitati, l'utilizzo pure di un preimpasto, un lievitino, una biga, un pulish, oppure impasti con metodo diretto, o anche metodo diretto posticipato, come ho detto, e poi farine speciali che generalmente per grandi lievitati, quindi panettone, colombe, pandoro, bussolà. Ad ogni modo, ed sono 14, sì, 13,5-15% di proteine, diciamo da un 14 a un 15 sarebbe meglio. Ad ogni modo, questa qui era per farti capire che quando, sia se sei un professionista, un aspirante pasticcere o un casalinga, quando vai al supermercato devi guardare il retro, che okay? Ti segni, senza magari segnarti proprio tutto, ti segni le principali basi, quindi dal 9 al 10,5 i biscotti, dal 10 all'11, così se tu vedi 11 dici ah ok, posso farci la massa montata, il cake, la frolla eccetera, guardi 14 e dici ah potrei farci ad esempio
lievitati di piccole, medie, grandi dimensioni, ok? Anche se non è proprio l'unico parametro da vedere, perché bisogna vedere se è una 0, una 0, 0, eccetera. Ad ogni modo, questa era la lezione, magari prendi spunto, ti segni le cose che ti possono essere utili, così quando vai a fare la spesa o acquisti una farina, capisci un attimino che cosa c'è da utilizzare, quale farina è meglio utilizzare per che tipo di prodotto. Bene, quindi spero di aver risposto a Caterina prima di tutto e poi a tutti voi. Sapete che i miei corsi online avete anche la mia assistenza, quindi potete cliccare direttamente qui sotto, potete accedere alle mie masterclass gratuite e poi se volete iscrivervi al corso potete iscrivervi, avete anche il numero della mia centro assistenza per qualsiasi dubbio, problema o perplessità. Ad ogni modo, condividi questo video anche se ti è piaciuto e se pensi che possa essere utile a qualcuno e iscriviti al canale se non l'hai fatto e attiva la campanellina per essere sempre aggiornato sulle novità e ci vediamo al prossimo video. Ciao!